putre nella mia parola. Beato chi mi serve il fratello. Sempre vivrà. Mi sento solo, abbandonato. Anche i miei amici si sono allontanati. La tristezza si è impadronita di me. Ho paura. Perché? Non capisco più. Perché devo bere questo calice amaro? Disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto. Disgraziato, considerato niente, disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria. Davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto, ma prese lui sopra di sé tutti i peccati, ma prese lui sopra di sé tutti i dolori. Noi camminiamo nell'errore, maltrattato, ma lui si sono.
promise, non apri bocca come l'agnello condotto al macello, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto, davanti a lui si copre il volto. Padre, Padre mio, è giunta l'ora di compiere la tua volontà. Per questo tu mi hai mandato, perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, è lui, prendetelo! Vennero con spade e bastoni, come fosse un ladro, e presolo lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Hai sentito? Hanno arrestato Gesù, quello che dice di essere il figlio di Dio. Già, e l'ha detto di fronte al Sinedrio. Dicono che l'hanno portato da Pilato. No, no, non sentite? Adesso da Erode, ma Gesù non parla e non si difende. Ma sarà poi colui che dice di essere? Pilato non vuole condannarlo. Neppure Erode. A morte. Crocifiggilo. Viva Barabba. A morte. Crocifiggilo. Viva Barabba. A morte. Poveri, beati misericordiosi, beato chi vuole la giustizia, colui che disse a noi amatevi. Thank you.
Gesù, Pilato se ne lava le mani, ci fa rabbia. Noi non lo avremmo mai fatto. Noi moltiplichiamo Pilato per 1000. Gesù, ti mettono la croce sulle spalle, ma come, non capiscono che tu sei innocente? Noi ti avremmo perlomeno aiutato. Noi i pesi degli altri li lasciamo agli altri. Giro, le richiudo, le allargo, tocco il polso, le dita, le unghie, le mie mani raccontano ciò che hanno fatto in questi anni, in questi mesi, in questi giorni attorno a me hanno distrutto un'amicizia. Hanno venduto. Hanno puntato il dito contro. Hanno tradito. Ora non sanno chiedere perdono. Ora non vogliono più sperare. Dopo questi fatti, presero Gesù e lo condussero al Calvario, detto luogo del cranio, per crocifiggerlo. Poi fu scritto un cartello da mettere sopra la croce. Diceva: Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Il buio scese su tutta la terra. Era l'ora sesta. Guardate,
il re dei giudei, dall'alto di quella croce ha portato tutto al Padre. Ha insegnato ad ogni uomo qual è la forza del regno. Ha permesso all'umanità di ogni tempo di diventare finalmente libera. Ha fatto salire il peccato del mondo fino all'estremità delle sue labbra e in un grido ha donato tutto. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Di buon mattino si recarono alla tomba, alleluia, portando con sé gli aromi, alleluia, che avevano preparato. Alleluia, trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Alleluia, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Thank you.
Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltate.